sui giocatori di questi tempi mi interessa poco, ma molto poco. Abbiamo fatto recuperare delle persone che avevamo da far recuperare, non abbiamo infortunati, ripeto sempre la solita cosa, abbiamo fatto un ritiro veramente importante sotto il punto di vista metabolico, non abbiamo avuto nessun tipo di infortunio se non un affaticamento di Ronaldo e quindi sta lavorando differenziato, però avevamo bisogno di far recuperare un po' di persone. Il primo tempo è stato un primo tempo che mi è piaciuto, naturalmente abbiamo tanto da migliorare, ma siamo a, non so, 23-24 giorni che lavoriamo, abbiamo tanto da migliorare. Naturalmente oggi hanno fatto un po' più fatica i ragazzotti, quelli giovani che abbiamo messo dentro nel secondo tempo, hanno tanto da migliorare. Hanno tanto da migliorare sia Vega che Ovisak che tutti i ragazzi, ma hanno una grande disponibilità e quindi era normale dopo un periodo che sono partiti veramente forte che accusassero un po' la stanchezza. Però ho visto i ragazzi che sono migliorati sotto il punto di vista nel calcio, ci sono due fasi, ci sono quella dove si attacca e quella difensiva. Rispetto al Milan siamo migliorati a prescindere dall'avversario, ma siamo migliorati sotto il punto di vista dell'attesa, quindi quando gli altri hanno la palla. Il primo tempo non abbiamo concesso pochissimo e abbiamo creato delle ottime ripartenze. Naturalmente tutti i meccanismi sono da oleare. Parlando del primo tempo, forse quello che si è visto un po' bene è stato Ferrari, che magari aveva convinto di più. Ragazzi, di questo periodo, quelli che hanno il fisico, voglio trovare un giocatore che ha il fisico di Ferrari che è in forma. Sono in forma quelli di Serie A perché hanno iniziato 15 giorni prima, 20 giorni prima, e i fisici come quelli di Ferrari sono quelli che soffrono maggiormente il ritiro. Ferrari si è presentato in peso forma, ha lavorato su cose dove lui fa fatica e quindi su distanze lunghe, sulla corsa lunga, ha lavorato senza risparmiarsi e quindi è normale che in questo momento sia un po' più pesante degli altri. Il positivo invece è che anche questa volta il gol è arrivato dalle fasce laterali, quindi gioco che stai cercando di imprimere a questa squadra, e anche stavolta subito, come era successo con il Milan, quindi sicuramente l'approccio alla gara è stato positivo. È logico che in questo momento, finché hai freschezza nelle gambe e nei primi 15-20 minuti la puoi avere, io penso che nei primi 15-20 minuti siano viste giocate veramente importanti, le trovi, dopo ti allunghi un po' le distanze, fai un po' più fatica, però in tutto il primo tempo si è visto una buona interpretazione dei ragazzi della gara. Piacerebbe a tutti, fin dalle amichevoli, vincere 4-0, 5-0, ma sarà una stagione che non sarà così. Noi dobbiamo avere la pazienza perché troviamo delle squadre che si chiuderanno, dobbiamo avere la pazienza di essere bravi a farci la palla, quindi bisogna lavorare molto e migliorare molto sotto il punto di vista del possesso palla. Dobbiamo stare molto attenti sulle ripartenze, ecco, le marcature preventive forse sono una cosa su cui dobbiamo migliorare. Per quanto riguarda lo slittamento dell'inizio di campionato, l'altro giorno Romagna ha detto che potrebbe essere per noi qualcosa di positivo, condivide anche lei come... Quando si trova del tempo per lavorare prima delle partite ufficiali fa sempre piacere, non fa piacere che i campionati vengano slittati per le stesse cose che ci troviamo a ragionare tutti gli anni. Sapete che io vengo da Catania e dalla situazione che ho vissuto, e tutti gli anni ci troviamo a parlare delle solite cose, quindi quello è un rammarico. Per quanto riguarda il lavoro, più tempo c'è, soprattutto per una squadra che ha cambiato tanto, soprattutto per una squadra che ha da inserire dei giovani, soprattutto per una squadra che ha degli esterni d'attacco che vengono utilizzati in un ruolo diverso rispetto a quello che hanno sempre fatto. Io mi riferisco naturalmente al lavoro di Del Monte, al lavoro di Ovisak, al lavoro di Vega e di quelli che faranno gli esterni. Insomma, quindi ci sono ancora tanti meccanismi da lavorare, il tempo aiuta. Senti, questo
3-5-2 che abbiamo visto scelto almeno in queste amichevoli. Anche il momento di crescita e Vicenza rispetto a una idea del tua di dire siamo al 30-40, stanno facendo un percorso, nel percorso ideale. Stanno migliorando, siamo lontani da quello che è la perfezione, se mai la raggiungeremo non lo so, però li vedo migliorare, i meccanismi stanno entrando, sto girando tutti i giocatori, quindi questa cosa mi piace, cioè dover dare minutaggio a tutti quanti, avere tutti quanti sulla corda pronti a poter essere utilizzati. Oggi abbiamo rimesso in campo Cappe, che veniva da una stagione l'anno scorso molto travagliata, ho fatto giocare Padel per braccetto di destra e ha sempre fatto il perno, ho fatto giocare Pasini, ho rifatto giocare Giacomelli dall'inizio, quindi per queste partite è vero che poi, come è giusto che sia, si guarda sempre al risultato, ma conta veramente poco, conta in primis che nessuno sia fatto male, conta in primis che qualcuno abbia fatto 90 minuti tra la partita col Milan e quella di oggi, e conta che piano piano si migliora. Ecco, sotto il punto di vista del miglioramento, secondo me la fase di non possesso è migliorata. E dobbiamo migliorare sull'uscita dei quinti, che naturalmente sull'uscita dei quinti sull'esterno fa scivolare tutta la linea di difesa, ma sono tutti meccanismi che ci vuole del tempo. C'è da migliorare sul capire quando devo rompere la linea o quando non mi conviene rompere la linea, quindi sulle eventuali uscite, sul uomo contro uomo, quindi c'è da lavorare su tantissime cose, però ripeto, nel primo tempo abbiamo concesso, nonostante ci siamo abbassati troppo, un po' troppo, no, abbiamo concesso veramente poco. È una squadra, quella che abbiamo affrontato oggi, di pari categoria, ok? Noi sicuramente abbiamo un organico che possiamo fare molto di più, però ripeto, leviamoci dalla testa che noi dobbiamo vincere 4-0 tutte le partite. Non sarà un campionato semplice, lo dichiaro il primo giorno, non sarà un campionato dove vinceremo 40 partite su 40. Queste partite ci servono a capire anche questo. Noi abbiamo preso gol su un evidente errore dell'arbitro, ma ci sono delle partite dove dominerai la partita e è la prima occasione di fare un gol, quindi bisogna essere molto lucidi perché il campionato è veramente molto lungo e non è ancora iniziato. Restiamo un attimo alla difesa, lei ci ha fatto un cenno la settimana scorsa su questo, forse c'è da aggiungere qualcosa, ha parlato col direttore. Io sono vivo in simbiosi, come ho già detto, con il direttore, lui sa, io ho già parlato la scorsa settimana, quindi non serve ribadire certe cose, lui sa che siamo in sintonia, lui sa quello che ci serve, ne parliamo tutti i giorni e quindi loro fanno il direttore, io faccio l'allenatore, però parliamo sempre insomma. Ma ci saranno dei cambiamenti poi negli ultimi giorni di mercato, ripeto quello che ho già detto, viene sempre fuori giocatori che pensano di poter stare in altre categorie, poi magari negli ultimi giorni si rendono conto che non ci possono stare, quindi siamo molto allerta e siamo molto concentrati. Mister, hai sempre espresso grande stima per Freddy Greco, oggi un po' abbiamo capito perché. Abbiamo visto in campo tutta la partita, soprattutto con personalità. Ha un motore diverso per questa categoria. Io l'ho visto giocare tutto l'anno scorso. Ci sono pochi giocatori in questa categoria che hanno il suo passo. Non a
caso insomma il Vicenza l'ha portato in Serie B l'anno scorso, ha un motore difficile da trovare in questa categoria, con il primo controllo ti ha saltato e dopo è difficile da prendere. Un'altra qualità che ha Freddy, che penso che da quando lo alleno, cioè dall'under 17 della Roma, di non avergli fatto fare solo il portiere, poi gli ho fatto fare tutti i ruoli, perché a Freddy gli ho fatto veramente fare tutti i ruoli e li può fare tutti benissimo, può fare l'esterno, può essere il quinto a sinistra che ci può servire perché c'ha passo per farlo, perché c'ha fase difensiva. Quindi lo alterno molto nei quinti, non l'avete ancora visto, l'avete visto la fase finale oggi, però lo alterno molto come quinto di sinistra e è quello che forse lo può interpretare meglio in questo momento, mentre gli altri hanno margini di miglioramento incredibili, può fare la mezzala, può fare il sottopunta come ha giocato oggi Giacomelli, perché attacca tutti gli spazi possibili e immaginabili, è un jolly importante. Cioè, intanto il tuo primo gol in un amichevole in questo campionato, quindi una soddisfazione per te, e oggi abbiamo probabilmente visto anche le tue qualità, ovviamente sono importanti. Sì, assolutamente, sono molto contento di questo gol che è arrivato soprattutto qua al Menti, poi la prima migliore in casa con il Milan non ho potuto giocare perché ho avuto un leggero infortunio al flessore, mi ha tenuto fuochi, però mi sono messo là per recuperare il prima possibile, oggi sono riuscito a giocare 90 minuti e sono contento del gol, però secondo me ci può stare il fatto che non abbiamo dimostrato completamente ciò che possiamo fare. Eravamo molto mentalmente un po' stanchi secondo me, però volevamo provare in partita le cose che abbiamo fatto in allenamento. E sicuramente nei prossimi giorni, nei prossimi amichevoli, vedrete veramente di cosa è capace questa squadra e questo ambiente. Senti, il mister ha appena parlato di parlare di te e ha detto che sei un jolly, che da quando ti allena nell'under 17 della Roma ti ha fatto fare tutti i ruoli tranne quello del portiere. Sì. Puoi giocare mezzala, sottopunta, che puoi fare l'esterno, insomma. Sì, sono uno molto duttile che si trova bene in tutti i ruoli. Metto questa qualità al servizio del mister e della squadra, magari ci sono ragazzi che non riescono ad esserci da domenica al sabato e io provo a ricoprire quel ruolo, che magari c'è un buco e qualcuno deve mettersi là. È una dote che il mister mi ha trovato ai tempi della Roma e mi ha portato avanti a Catania e adesso qua a Vicenza. Ma tu hai un ruolo a cui magari a te piacerebbe più? Sì, sono uno a cui piace fare molto la mezzala, sono una mezzala di inserimento, mi piace andare a far gol, però come ho detto prima mi metto a disposizione del mister per qualsiasi gol. A livello di crescita la squadra, in detto oggi non abbiamo visto probabilmente in Vicenza, no? E sappiamo che il vostro percorso di crescita è ancora lungo, però come in allenamento secondo te a che punto siete? Siamo molto bene, poi sicuramente aiuta il fatto che è un gruppo molto compatto, cioè diciamo l'un l'altro, i giovani vengono considerati molto, i vecchi sono coloro che ci spingono a dare di più e vedo una grande intensità in allenamento e voglia di dimostrare veramente che questa squadra non è da Serie C. Tu sei arrivato l'anno scorso in un momento complicato per il Vicenza, in cui era difficile inserirsi. Cambia moltissimo partire la stagione da Lettino? Sì, assolutamente. L'anno scorso sono arrivato il mese e mezzo finale e non è stato facilissimo integrarsi con la squadra. Poi sicuramente era un momento molto delicato in cui vedevo molte facce deluse nello spogliatoio. Però sicuramente mi ha aiutato il fatto di andare in ritiro con la squadra, conoscere bene i miei compagni e integrarmi ancora di più. E grazie a loro riesco soprattutto a,
a far vedere quello che so fare. Questo gruppo come ti sembra proprio confrontato a quello dell'anno scorso? Ma l'anno scorso è un fatto personale mio questo, perché cioè, diciamo... La tua impressione, insomma. Sì, sì, l'anno scorso io non è che parlavo molto con le persone, non interagivo tantissimo. Però quest'anno vedo veramente che c'è tanta tanta voglia di fare bene, è un movimento unito nel nostro. E penso che questa sia la cosa principale per affrontare un campionato difficile come quello che ci aspetta.